Chelsea e Corinthians si affrontano per la prima semifinale per il quinto e ottavo posto. Dalle due vincenti della semifinale si giocheranno domani quinto e sesto posto. Primo tempo di chiara marca inglese, il gol di George che di destro porta in vantaggio i Blues con una difesa del Corinthians sorpresa dal pallone improvviso mandato in avanti per il numero 10 del Chelsea, che segna così il suo primo gol stagionale in questo torneo. Naturalmente 1-0 Chelsea, azione quasi in fotocopia. Intanto rivediamo il bel destro sul primo palo di Tyrick George, battuto Bruno. La risposta al Corinthians, la punizione di Pedrinho, la grande parata di Kurd, molto bella anche esteticamente, a dire di no, al numero 7 del Timao. La bellissima parata davvero di Kurd, rivediamo in tutte le salse questo destro sul calcio piazzato. In contropiede il Chelsea si porta vicino alla 2-0, prova qui Murray Campbell che ignora due compagni, cerca la soluzione personale, gli va male, pallone a lato, ancora il destro di Murray Campbell, uscito di meno di un metro. Un errore del Corinthians dal via l'azione che porta al 2-0. Taboo Kouao ancora una volta l'asse e quello sinistro, ancora una volta Tyrick George non da scampo a Luis alla portiera della Corinthians che viene battuto per la seconda volta. 2-0 a fine primo tempo, sembra tutto facile per il Chelsea. Corinthians che non ha un grande attacco in questo torneo, eppure però la formazione brasiliana riapre la partita, lo fa con Gustavo, il destro molto bello in diagonale del numero 2 del Corinthians che accorcia la distanza e rimette in partita il Timao. 2-1, non succede granché nel corso del secondo tempo con il Chelsea in controllo. Il Corinthians che qui con la punizione di Pedrinho prova a impensierire Kurd, ma il pallone viene comunque controllato dal portiere del Chelsea. Si arriva al recupero con un giallo regolamentare, la rimessa dal fondo per Kurd che è la raccoglie la palla con le mani, non la rimette in gioco, non è ancora questa la rimessa, deve toccarla con i piedi. Kouao gliela appoggia ma in realtà non può assolutamente batterla e infatti il gioco sarebbe fermo, ma in realtà arriva il gol della Corinthians che vale il 2-2, un gol apparentemente irregolare che comunque viene convalidato. Il pareggio del CE della Corinthians, 2-2, grandi feste dei bambini brasiliani, protestano in campo e fuori i tecnici e i giocatori del Chelsea che un po' si innervosisce e allora c'è addirittura tempo per Mateusz di scambiare con il suo compagno e arrivare a segnare di destro il gol dell'incredibile 3-2, un gol che addirittura manda in finale per il quinto posto il Corinthians, segnato dal numero 10 Mateusz, numero 4 Mateusz. 3-2 per il Corinthians che va a finale per il quinto posto.